Ambiente di lavoro e vaccini, sicurezza e libertà personale. Sospendere dal lavoro chi non si vaccina è legittimo? Ha risposto il Tribunale di Modena, che ha studiato il reclamo presentato da due fisioterapiste assunte da una cooperativa per lavorare in una RSA. Erano state sospese dal lavoro e dallo stipendio perché avevano rifiutato di vaccinarsi. Al tribunale avevano chiesto di essere reinserite perché la sospensione era avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge che impone l'obbligo del vaccino per il personale sanitario. Reclamo rigettato. Infatti, secondo il giudice, il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e di tutti quelli che si trovano all'interno dei locali aziendali. Inoltre, ha l'obbligo di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione per raggiungere questo risultato. E dal momento che una direttiva europea un anno fa ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro, da qui il dovere del datore di lavoro di proteggere il personale anche dal rischio coronavirus, contro il quale, scrive il giudice Emiliano, la mascherina non basta come misura di protezione. Dunque, la decisione di non vaccinarsi, spiega ancora il giudice, non può dar luogo a sanzioni disciplinari, ma può comportare conseguenze sul piano della cosiddetta valutazione delle idoneità alle mansioni. Per chi lavora a contatto col pubblico, in spazi chiusi, vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per la sospensione dal lavoro senza retribuzione. Il tema è complesso e le problematiche costituzionali coinvolte sono ambivalenti. Da una parte il diritto alla salute del singolo con il diritto alla libera scelta e dall'altra la tutela della salute collettiva. Ma come si conciliano questi diritti? Il Tribunale di Modena ha stabilito che si conciliano applicando il principio di solidarietà sociale. E in questo caso una persona che fa il fisioterapista in un ambiente di persone fragili come gli anziani deve curarsi per poter curare gli altri. La Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, ma anche come interesse della collettività. Sono questi due principi che vanno tenuti presenti. Attualmente esiste l'obbligo vaccinale contro il coronavirus solo per chi lavora nel settore sanitario. Il governo sta decidendo se estendere l'obbligo anche al personale scolastico in vista della riapertura delle scuole a settembre, ma a far discutere anche il Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, proposta lanciata da Confindustria e respinta per ora dai sindacati, ma su cui il dibattito continua.